Marcello Bellante, direttore della Linda, oggi a Città Sant'Angelo, al Palazzetto dello Sport, al Palacastagna, secondo incontro dedicato alla sensibilizzazione ambientale e più precisamente alla raccolta porta a porta che partirà a Città Sant'Angelo ufficialmente dal prossimo 1° luglio. Tanta gente ha risposto all'appello, malgrado sia una giornata particolare per Città Sant'Angelo. Voi siete soddisfatti? Certamente, abbiamo profuso tutte le nostre energie per questo tipo di attività che finalmente riesce a decollare anche a Città Sant'Angelo. Abbiamo studiato tutta una serie di accorgimenti per rendere sia fruibile da parte delle utenze questo tipo di raccolta, il porta a porta appunto, ma sia anche economicamente sostenibile, così da non pesare in modo particolare sulle tasche dei cittadini. Siete pronti dunque, dal 1° luglio si parte per una nuova avventura, anche perché Città Sant'Angelo è sempre stata all'avanguardia in questo settore, dall'ecocentro alle ecoisole informatizzate, insomma mettete il meglio di voi stessi per cercare sempre di migliorare la situazione. Sì, è vero, siamo una piccola realtà, ma adesso anche con questo progetto di fusione del quale se ne è parlato anche sui giornali recentemente, da oggi siamo Ambiente Spa, ci proponiamo di offrire una gamma di servizi alla cittadinanza dei migliori che sono sul mercato. Ad esempio nel centro storico abbiamo messo le isole ecologiche informatizzate e questo strumento permette proprio di non inflazionare il territorio con i mastelli, mentre la restante parte del territorio verrà servita appunto dal classico porta a porta. L'obiettivo finale quale sarà? Offrire un servizio di qualità ma anche a costi contenuti. Quindi abbattere i prezzi e cercare di stare sempre più vicini ai cittadini. Certamente anche in termini di servizi collaterali come ad esempio quelli dello spazzamento, la pulizia caditoie e griglie per prevenire gli allagamenti, così come anche il mare, servizi di igiene urbana in generale, servizi neve, servizi a fissioni e tutta una serie di altre attività che non fanno altro che rendere desiderabile il nostro apporto per la comunità angolana e comunque da oggi anche per la comunità pescarese. Direttore, i risultati si ottengono insieme perché bisogna fare sempre appello alla cittadinanza affinché collabori attivamente alla raccolta. I tempi sono maturi, la cittadinanza, come dicevi giustamente tu, addirittura previene certe forme di comunicazione che comunque stiamo introducendo e i risultati si vedono, come dalla partecipazione di questo veramente pubblico numeroso che è qui questa sera.